Il formato 4K è un formato di ripresa video di cui abbiamo sentito molto parlare in quest'ultimo periodo, anche a riguardo delle potenzialità foto che potrebbe avere. Abbiamo voluto fare un piccolo esperimento per andare a vedere se effettivamente già al giorno d'oggi il 4K abbia dei risvolti fotografici interessanti per l'uso comune. Prima di tutto, il 4K in quanto tale ha una risoluzione di circa 4000 pixel per 2000 rotti. Questo 4K non è in realtà quello che vi troverete a disposizione sui camcorder o sulle fotocamere in grado di riprendere video piuttosto che sugli schermi televisivi, perché molto spesso quello che viene chiamato comunemente 4K è in realtà un formato UHD, ossia Ultra High Definition. La risoluzione dell'UHD è in pratica 4 volte la risoluzione dell'HD, il che vuol dire, lo leggo per non fare errori, 3840x2160 pixel. Questa è solamente una questione di cifre. Quello che è importante dire è che il 4K potrebbe avere dei risvolti interessanti per la foto nel momento in cui si rendesse disponibile come formato di ripresa continuo ad un numero di fotogrammi per secondo sufficientemente elevato, ma anche dotato di caratteristiche di qualità d'immagine tali da soddisfare l'appetito del fotografo. Oggi questo è solamente in parte, prima di tutto per una questione di frequenza di registrazione. Arriviamo nei casi più fortunati dei modelli amatoriali che ci sono a disposizione oggi sul mercato ai 20-30 fotogrammi al secondo. In realtà, uno dei punti a cui mirano i progettisti di strumenti per la registrazione 4K è di arrivare ai 120 fotogrammi al secondo, ma non solo, con una compressione colore, perché questo è poi il punto su cui ci gioca un po' tutto l'aspetto qualitativo, con una compressione colore adeguata all'utilizzo fotografico. Comprimere il colore poco vuol dire avere tanti dati, salvare tanti dati su una scheda di memoria in particolare non è così facile. Questo è uno dei motivi per cui il 4K oggi molto spesso, soprattutto dalle video fotocamere evolute, viene salvato non internamente sulla scheda di memoria, bensì esternamente su dispositivi di registrazione esterni. Noi abbiamo utilizzato alcuni strumenti, tra cui la Panasonic G7, l'ultima arrivata in grado di registrare flusso video 4K, per fare qualche esperimento. Abbiamo impostato la ripresa video manuale, quindi con tempi di otturazione molto veloci, tali da darci la possibilità di utilizzare ogni singolo frame proprio come uno scatto fotografico di risoluzione 3800 x circa 2100, quindi una risoluzione comunque buona. Sono più di 6 megapixel, quindi quasi 8 megapixel. Andiamo a vedere quelli che sono i risultati. Una premessa che è solamente un punto di inizio. Vediamo dove ci può portare questa nuova euforia per il 4K. Ecco, il primo flusso video che abbiamo registrato è banalmente basato sul fatto che un pallone pieno d'acqua, nel momento in cui scoppi, ci dà la possibilità di scegliere il frame esatto in cui lo schizzo di acqua prodotto è il migliore che ci possiamo attendere. Chiaramente, effettuare una ripresa fotografica di questo tipo richiederebbe una serie di raffiche fino a quando non viene catturato fortunosamente il fotogramma prescelto. Il flusso 4K ha proprio il vantaggio di permetterci una scelta a posteriori. Quindi noi andiamo a registrare, io ho aperto il flusso filmato registrato in Photoshop direttamente, visto che dà questa possibilità. Vedete che noi possiamo andare a scegliere molto banalmente il frame che più ci aggrada. Vi faccio notare questo: la ripresa è stata effettuata impostando ISO 1600 in una giornata di sole per avere un tempo di otturazione molto rapido. Qui siamo nell'ambito del millesimo di secondo. Diaframma a memoria 5-6, giusto per avere quel minimo di profondità di campo per poter mettere a fuoco dal palloncino a 1 metro circa dopo il ragazzo. Vedete che comunque il fermo immagine è ottimo, possiamo anche ingrandire in questo modo. Iniziamo a vedere già un po' di artefatti dovuti in parte all'amplificazione ISO, e qui, beh, scelta mia che volevo essere tranquillo nei confronti della catturare senza particolare fonte di mosso tutta la scena. In parte anche però è dovuto alla compressione colore, questo lo vediamo tra un attimo. Noi possiamo andare a scegliere il frame che più ci piace, poniamo che sia questo. Siamo all'interno di un programma di editing e questo è il grosso plus dell'utilizzare un flusso video oggi in quanto fonte di immagine, nel senso che possiamo fare tutto dall'interno, banalmente, di un software di editing mediamente voluto. Gestiamo il tutto esattamente come se si trattasse di un'immagine fotografica, lo ripeto, possiamo scegliere molto tranquillamente
il frame che preferiamo. Selezioniamo il tutto, copiamo, incolliamo e ci troviamo banalmente con il frame appena salvato in questo modo. Questo non è altro che un frame editabile esattamente come se fosse uno scatto fotografico. Ecco, quello che notiamo, ecco, ritagliamo in questo modo, che cos'è? È che la compressione comunque è una compressione molto elevata. Lo vediamo dai bordi, dei dettagli del soggetto, lo vediamo anche banalmente in una compressione in bianco e nero. Nella quale facilmente abbiamo degli artefatti sulle zone uniformi di colore non proprio piacevoli. Detto questo, comunque il risultato è sicuramente incoraggiante. Avere un risultato di questo tipo vuol dire comunque aprire già le porte a una registrazione fotografica da flusso video di buona qualità. Avanziamo solo qualche tipo di correzione, giusto per dare un'idea di quello che si potrebbe fare. Ripeto, consideriamo che stiamo partendo da un fotogramma video, quindi con la massima libertà di scelta a posteriori. In particolare per quello che riguarda la nitidezza, diciamo che, ecco, da questo punto di vista i risultati sono decisamente buoni. Vedete che è molto facile tirare su anche la nitidezza pur senza andare ad esagerare col noise. Eccolo qua. Dimensione del frame ritagliato, beh, siamo appena sotto lo standard 4UHD, anzi scusate, ma comunque con una risoluzione molto buona. Altro flusso video che abbiamo registrato, sempre per dare un'idea della comodità di selezionare a posteriori il momento della cattura. Facciamo avanzare lentamente il flusso. Qui siamo sempre sul millesimo di secondo come tempo di otturazione, sempre per un 1600 ISO circa. In questo caso sempre giochiamo con l'acqua proprio per dare un'idea dell'impredicibilità del risultato, che in uno scatto fotografico in quanto tale avrebbe magari richiesto qualche tipo di attenzione in più. Anche in questo caso possiamo scegliere il momento in cui i getti d'acqua ci soddisfino al meglio. Ecco, diciamo un momento come questo in cui abbiamo comunque ancora una certa plasticità per l'acqua. Copiamo, incolliamo e abbiamo il nostro frame. Vediamo questa volta la dimensione totale dell'immagine, 3840x2160, è esattamente 4 volte l'area rispetto a un file HD. Anche in questo caso possiamo chiaramente gestire il fotogramma come se ci trovassimo di fronte ad un'immagine fotografica.
anche per quello che riguarda la nitidezza, ovviamente. Ecco, vedete appunto che la compressione rimane comunque una compressione molto elevata. E questo è sicuramente uno dei punti su cui bisognerà andare a lavorare. Ecco. Ultima prova che abbiamo eseguito. Siccome la Panasonic Lumix G7 offre la possibilità di catturare fotogrammi in modalità foto 4K, siamo andati a confrontare un fotogramma preso in foto 4K con l'equivalente tirato fuori dal flusso video registrato proprio in concomitanza con lo still fotografico che la G7 ha registrato. Lo still fotografico catturato dalla G7 è questo. Quello che noi andiamo a fare è andare a cercare nel flusso video lo stesso frame. È un'operazione che non richiede particolare complessità operativa. Adesso chiaramente l'elaboratore fa un po' di fatica perché abbiamo tre flussi video 4K aperti più immagini, oltre a star registrando questo spezzone. Eccoci qua, ci siamo quasi, andiamo avanti frame per frame, i nostri punti di riferimento li abbiamo presi. Eccolo qua, questo. Copiamo, selezioniamo tutto, copiamo e lo andiamo a incollare esattamente sopra, questa era l'immagine, vedete che il frame è lo stesso. Giusto per chiarezza, questa immagine JPEG è quella salvata dalla G7, questo è il flusso video salvato dalla G7. Abbiamo creato una schermata, un'immagine, una copia del frame da qui e lo abbiamo incollato qua sopra. Ingrandiamo pure. Questo è il dettaglio in questo momento del frame preso da noi dal flusso video. Questo vediamo che non è successo assolutamente niente, proprio perché è esattamente identico il frame catturato in modalità foto 4K. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per realizzare la modalità foto 4K la Panasonic G7 salva esattamente come potremmo fare noi dal flusso video. Qual è il vantaggio? Il vantaggio di poterlo fare on board, quindi direttamente dopo la ripresa. Se sia un vantaggio o uno svantaggio lo dovete decidere voi. Sicuramente permette di salvare spazio non salvando tutto il flusso video, ma richiede anche una certa dose di tempo per poter effettuare queste operazioni durante la ripresa stessa. Vedete che io sto adesso togliendo la visibilità al frame salvato dal flusso da noi, ma non c'è assolutamente nessuna differenza. Possiamo anche fare una differenza, vedete che anche sono minime, è veramente poca cosa quello che si può intravedere in termini di differenza tra i due frame.